Buongiorno, benvenuti o bentornati sul mio canale. Qualche video fa vi ho elencato 50 e più attività da fare durante questo autunno. Una di queste attività riguardava il trovare case, castelli, borghi infestati da spiriti, fantasmi e farsi appunto un viaggetto per scoprire questi luoghi. Al che oggi però mi si è illuminata la lampadina, perché ho detto ok, ho consigliato questa cosa, ma potrei consigliare direttamente proprio dei luoghi da visitare. Allora mi sono detta, se prendo un luogo per ogni regione d'Italia il video diventa chilometrico, già così io sono logorroica, quindi chissà quanto durerà, figuriamoci se dovessi dire un luogo per ogni regione d'Italia. Allora mi sono detta ok, posso trovare due luoghi per nord, centro e sud Italia e parlarne a chi mi segue, e quindi mi sono messa alla ricerca per voi. Per quanto riguarda il nord Italia, ho trovato due posti. Allora, il primo, essendo io ormai piemontese, non poteva che essere in Piemonte. E di quale luogo vi sto parlando? Vi sto parlando del Maniero della Rotta a Moncalieri, in provincia di Torino. Si trova sulla strada provinciale 393 di Villa Stellone. Allora, questo maniero ha una storia avvolta un po' nel mistero, perché diciamo che, come tanti dei posti di cui vi parlerò, poi la storia si fonde un po' con quelli che sono i racconti popolari, un po' come il telefono senza fili, parte con un modo la storia, arriva in tutt'altro modo, quindi si sanno magari quando ci sono appunto proprio degli atti scritti, però poi tutto il resto che magari si sa nell'arco del tempo è un po' modificato. Comunque questo maniero si dice sia stato visitato, frequentato dai Cavalieri Templari. In più, per chi studia tutte queste cose, è un... ha una posizione astrologica molto particolare, si dice che sia all'incrocio di particolari linee di forze magnetiche terrestri, quindi questo dà vita poi a dei fenomeni particolari. Chi però c'è stato proprio fisicamente ha detto che è uno dei luoghi più infestati d'Italia, perché chi ha riportato tantissime figure diverse che sono state viste all'interno di questo maniero. Infatti sembra particolarmente affollato come luogo. C'è chi ha visto un cavaliere, chi ha visto un sacerdote, chi ha visto addirittura un gruppo di clericali stile corteo, chi ha visto una nobile, chi ha visto una vecchia tata, chi ha visto un uomo nero, cioè nero inteso perché è tutto vestito di nero, e chi ha visto un cardinale seduto. Perciò io vi direi una visitina, se siete della zona e non l'avete ancora fatta, fatela. Poi fatemi sapere nei commenti se voi avete visto qualcuno, perché a questo punto, visto quanto è affollato, cioè, penso che sia abbastanza facile davvero trovare qualcuno in questo maniero. La seconda, per quanto riguarda il nord Italia, il secondo luogo di cui voglio parlarvi, è una villa che è estremamente conosciuta, però io non sono ancora riuscita a visitarla, quindi l'ho messa qui perché è un po' come una sorta di vademecum per cercare di ricordarmi anch'io che voglio andare a vedere questo posto. E di cosa sto parlando? Sto parlando della Villa dei Vecchi, quella che viene soprannominata come la Casa Rossa. Questa villa si trova a Cortenova, in provincia di Lecco, sulla via provinciale 2. Se quello di prima era il maniero più infestato d'Italia, questa è la casa più infestata d'Italia. Questa villa ha una storia davvero molto triste, sostanzialmente, alla fine di tutto è una storia estremamente triste. Questo edificio fu costruito alla fine dell'Ottocento da un papà che voleva provare tutto quello che era possibile per far star meglio la propria figlia che era malata. Quindi cosa fai? Decidi di prenderla e portarla in montagna nella speranza che l'aria fresca possa giovarle e farla stare meglio il prima possibile. Questo papà però cosa succede? Succede che penso sia uscito per lavorare e sia nel momento in cui è rientrato a casa, purtroppo ha trovato la moglie senza vita, visibilmente sfigurata, e invece della figlia non c'erano più tracce.
Quindi iniziano le ricerche, però purtroppo la figlia rimane scomparsa e questo papà, preso in preda al dolore, decide per l'estremo atto che non si può nominare qua su YouTube. La casa ovviamente viene abbandonata e, come tutte le case che vengono abbandonate, iniziano a decadere. In questa casa sono stati rivelati forti campi magnetici ed elettromagnetici, che appunto, come dicevamo anche prima per il maniero, danno poi vita a dei fenomeni particolari. Un altro fatto strano è capitato durante una frana che ha praticamente distrutto quasi tutti i paesi limitrofi, ma quando è passata nei pressi appunto della casa, gli è passata ai lati, cioè la casa non l'ha toccata, sostanzialmente è passata proprio ai lati della casa e quindi la casa è rimasta in piedi. Chi c'è stato per studiare quelli che sono però i fenomeni paranormali ha detto di aver sentito rumori simili a piedi che vengono strisciati sul pavimento. Durante i solstizi, sia estivi che invernali, si sentono i lamenti di donne, quindi di voci femminili, e un pianoforte. La cosa particolare del pianoforte è che effettivamente c'è un pianoforte, almeno così io ancora non ci sono stata, quindi non vi so dire se è ancora presente, però chi c'è stato ha parlato di questo pianoforte di cui si sente il suono, ma che è totalmente impossibile questa cosa, perché il pianoforte è distrutto, quindi incapace di produrre un suono che sia un suono di un pianoforte sano che suona, appunto. Perciò è sicuramente una casa che, se si è interessati a questi argomenti, vale la pena visitare. Passiamo al centro Italia, e passiamo a un castello. Io non so se è corretta la pronuncia, perché non so bene dove cade l'accento, quindi non so se è Castello di Vicari o di Vicari a Lari. Vi do anche l'indirizzo, perché di questo c'è un indirizzo preciso, perché c'è un'associazione che se ne occupa e fa visite guidate e quant'altro. È via del Castello 1 a Casciana Terme Lari, Pisa. Scusate, ma ho un micione che non mi vuole lasciar stare. Prima era Runa, adesso lui. Vabbè. Allora, il castello dei Vicari è racchiuso tra le mura di un borgo medievale. Cosa si racconta di questo castello? Questo castello ha una storia molto cruenta, perché è stato prima sede dei processi dell'Inquisizione e poi per molti anni è stata una prigione. Quindi capite bene che purtroppo qui la vita l'hanno persa davvero tantissime persone, perciò di anime che si aggirano in questo posto, per chi ci crede, devono essercene veramente tantissime. Però volevo parlarvi di due figure che sono abbastanza conosciute, e sto parlando del Rosso della Paola. Il Rosso era Giovanni Princi, che fu incarcerato neanche tantissimi anni fa, perché parliamo del 1900, dei primi del Novecento. Fu incarcerato perché aveva un pensiero politico diverso da quello del momento, e quest'uomo è stato trovato poi senza vita nella sua cella, appunto nel 1922. Dopo questa dipartita, che non è mai stata spiegata, nel senso che non ci sono delle informazioni su come è successo, si dice che ogni 15 dicembre lui riappaia appunto all'interno di questa cella. Un'altra figura che riappare, torna a visitare la cella dove è stata, è la figura di Costanza da Libbiano. Alla fine del 500 questa donna è stata rinchiusa per stregoneria. Tra l'altro è stata una delle poche ad essere rilasciata, però, come potete immaginare, con tutto quello che ha vissuto durante il periodo della prigionia, purtroppo impazzì. E sempre in centro Italia passiamo ad Ancona.
Ad Ancona c'è un palazzo che si chiama Palazzo Vallemani. Questo palazzo si erge su una collina vicino a Serra San Quirico. Io purtroppo non ho l'indirizzo preciso, però se la cercate su internet sicuramente la trovate. Durante la Seconda Guerra Mondiale in questo palazzo purtroppo hanno perso la vita 20 persone, incluso il conte Vallemani. I racconti vogliono che dopo appunto questo fatto molto cruento, quando si cerca di fare video all'interno della villa, questi video vengono tutti neri, tutti bui, che non si riesce a percepire quello che si voleva registrare. E in sottofondo si sente spesso e volentieri la musica di un violino. Sono stati segnalati anche rumori di catene, sono state viste ombre, vento improvviso all'interno del palazzo, grida, figure particolari che non si riesce bene ad identificare, che compaiono appunto dietro le finestre. C'è chi parla anche di fantasmi, di dame bianche e di questa chiesetta dove improvvisamente si vedono delle luci, ma questa chiesa non ha elettricità, quindi queste luci che appaiono improvvisamente non si riesce a capire da dove arrivino. Tra l'altro lì c'è una parte della collina che è nota come il precipizio del diavolo, perché si è formata una sorta di burrone che prima non c'era. E per quanto riguarda invece il sud, vi ho portato anche qui due storie secondo me estremamente interessanti. La prima è un po' complicata, quindi preparatevi perché è anche più lunga delle altre. Vi volevo parlare del monastero maledetto dei monaci del diavolo, che ha preso questo nome proprio per le vicende che si sono sviluppate all'interno di questo monastero. Si trova a Sicignano degli Alburni, in Campania. Allora, arrivarci è abbastanza difficile e spesso e volentieri anche le persone del posto sconsigliano di andarci, ma da quello che ho capito è più uno sconsigliare per una questione di credenze su questo luogo. Comunque, attraverso una stradina che si può raggiungere a piedi, si arriva alle rovine di questo edificio, perché ovviamente ormai di questo monastero ci sono solo le rovine. Che cosa hanno visto in questo monastero? Perché poi è diventato famoso a livello di paranormale, perché spesso e volentieri si vede la figura di un uomo incappucciato che vaga in queste rovine. Il monastero risale al 1600, però quello che l'ha fatto diventare famoso è della metà del 700. Un giorno un viandante malato e affamato comparve alla porta del monastero. I monaci lo accolsero, lo tennero un po' come tutto fare quest'uomo si trovò, diciamo, talmente bene da diventare poi un monaco a sua volta. Il nuovo monaco però un giorno, ed è sempre colpa dell'amore, incontra una giovane donna e si innamora. Il problema è che è monaco e quando gli altri monaci lo scoprono, decidono di imprigionare lui, perché gli uomini li imprigioniamo, le donne cosa facciamo? Le torturiamo, ovviamente. Ovviamente sono ironica, ci mancherebbe altro, però lo sottolineo, ho visto alcuni commenti nel video appunto delle attività dell'autunno che mi hanno lasciato un po' perplessa. E la imprigionano perché? Perché è una donna, è in combutta con il demonio ed è lì apposta per tentare gli uomini del Signore. Quindi la donna purtroppo non ce la fa, a quanto mi sembra di aver capito, mentre l'uomo, una volta liberato, iniziarono a verificarsi incidenti, iniziarono a venir meno delle persone anche nei villaggi vicini, ma tutte cose che non avevano proprio delle spiegazioni certe. Chi si avvicinava troppo al monastero spariva in modo
strano, e non faceva mai ritorno. Tant'è che è conosciuta la storia di quest'uomo che con la moglie su una carrozza vanno, chiesero riparo quindi al monastero, ma ritornò solo il marito, e ritornò il marito diciamo non completamente intero, ecco. E si dice appunto che molte persone hanno testimoniato poi dopo quella notte di aver visto aggirarsi una carrozza con quest'uomo sempre alla ricerca della moglie. Si dice anche che, siccome appunto c'erano tutte queste dicerie, tutti questi racconti, il re del momento inviò i suoi uomini a scoprire i colpevoli, e questi decisero, arrivati al monastero, di appendere a una quercia uno dei monaci per mettere fine al tutto. E quindi le persone si chiedono ancora se appunto il monaco che si aggira è proprio il monaco di questa storia, che poi ha fatto purtroppo quella fine sulla quercia. L'altro e l'ultimo luogo di cui voglio parlarvi si trova in Puglia ed è il castello di Trani. Perché ho deciso di parlare di questa storia? È un po' un omaggio alla carissima Armida, che è una delle mie iscritte più preziose e che commenta sempre ogni mio video e con una simpatia assolutamente pazzesca. Quindi Armida, è un omaggio a te, ma ti farai una risata, perché purtroppo l'Armida di cui parlo non fa una bella fine, cosa che ovviamente non capiterà a te, ci mancherebbe. Però questa ragazza, Armida, era una bellissima ragazza con capelli neri, occhi azzurri e che indossava un abito grigio. Armida all'epoca fu costretta, purtroppo, come spesso accadeva, a sposare un uomo di cui non era innamorata, ovviamente. E ripeto, come spesso accadeva, quando queste donne non erano innamorate degli uomini con cui erano obbligate a stare, si innamoravano dell'uomo di passaggio, del cavaliere di passaggio, dello stalliere, e quando venivano scoperte, la fine che facevano non era delle migliori. Il marito di Armida scopre questo tradimento e decide di togliere di mezzo, in maniera non particolarmente carina, l'amante e rinchiudere la moglie in una stanza del castello fino all'ultimo giorno della sua vita. Però il suo spirito, appunto, è rimasto all'interno di questo castello e vaga ancora alla ricerca dell'amore perduto. E voilà, e questi sono un po' i luoghi che ho voluto raccontarvi e consigliarvi da poter visitare in questo periodo d'autunno, che secondo me è proprio il migliore per poter visitare luoghi infestati o comunque con storie particolari alle loro spalle. Se avete altri luoghi per quanto riguarda nord, centro e sud Italia, scrivetele nei commenti, così che chi vedrà questo video ne potrà scoprire altri, magari anche più vicini a dove la persona che legge abita. E mettete mi piace, condividete il video, mi raccomando, e iscrivetevi. Io vi aspetto per il prossimo video, vi mando un mega abbraccio, e ci vediamo alla prossima. Ciao!